Un gran galà dedicato all'arte e alla musica. È perfettamente riuscita ieri sera l'iniziativa Vivere a Colori, promossa dal primo istituto comprensivo di Gela, diretto da Rosalba Marchigiana. Appuntamento nell'anfiteatro di Albani Roccella. Uno spettacolo offerto alle famiglie degli studenti e a tutta la città. È la conclusione di un triennio e l'inizio di un nuovo triennio. Raccogliamo i frutti di ciò che abbiamo seminato e cominciamo a pensare alto. Io questa sera l'ho pensata non solo come una serata per il primo istituto comprensivo, ma una serata per la città, perché questa scuola e soprattutto l'ubicazione, la logistica, questo splendido anfiteatro non è noto a tanti. E allora ho cercato di dare voce ai miei ragazzi e occhi ai miei ragazzi, perché pur essendo una scuola ubicata in una zona periferica, ho avuto modo di scoprire in questi tre anni essere una scuola frequentata da ragazzi dalle mille risorse. La scuola ha sostenuto e promosso il progetto Music Lab, realizzato con i proventi del concerto tenuto lo scorso 17 aprile dal pianista Alberto Ferro al Teatro Eschilo. I soldi raccolti sono stati destinati all'acquisto di strumenti musicali. Non vedevo l'ora di partecipare a questo evento, appunto, molto fondamentale per la città, che tra l'altro coinvolge anche tanti giovani. Infatti vedo anche questa location spettacolare, questo anfiteatro dove appunto è la prima volta che vengo qui, e quindi sono veramente molto contento per questo spettacolo. Un messaggio ai giovani che hanno cominciato ad intraprendere il percorso virtuoso dello studio della musica. Certamente è una vita difficile, però quello che posso consigliare io è di avere tanto coraggio e di non mollare mai, perché è una vita piena di sacrifici, infatti come li ho fatti io, li fanno tanti miei colleghi. Io credo fermamente nella musica, per me è la base di ogni cosa. Se noi vogliamo tirare fuori il meglio di noi stessi, i nostri veri sentimenti, attraverso la musica ci arriviamo con più armonia, con più grazia, con più bellezza, e riusciamo ad apprezzare la bellezza vera della vita. Durante l'iniziativa di ieri sera si sono esibiti l'Acoustic Group di Marco Cuvato con un saggio di Notre Dame de Paris e il coro polifonico Perfetta Letizia, presieduto da Giuseppe Failla e diretto da Melissa Minardi, coadiuvata dalla pianista Nuccia Scerra. Anche gli alunni hanno proposto le loro esibizioni, che hanno accuratamente preparato con i loro insegnanti.